In quel dironco all'Adige, davanti ad un pubblico numeroso, la prima squadra dell'Albaronco non riesce nell'impresa di sconfiggere i primi in classifica della Spareto Cerea. Due reti su calcio d'angolo, siglate nella prima frazione di gara, permettono agli avversari di portare a casa i 3 punti e avvicinarsi sempre più alla vittoria del torneo. Gli juniores pareggiano a Castagnaro con una rete per parte, di Nuzzo, quella dei Verdegranata. Grazie al gol di Romio, gli allievi battono il Benaco Bardolino, i giovanissimi invece riposano. Gli esordienti vengono travolti per 6-1 ad Albaro dal team Santa Lucia, dopo essere stati in vantaggio dopo 2 minuti di gara, grazie alla splendida rete di Tessari. La scuola calcio se ne esce con la sconfitta del 2002 contro l'Aurora Cavalponica e il pareggio del 2004 contro il San Martino Speme. Tutte le altre squadre della scuola calcio riposano. Da questa settimana cominceranno i tornei di maggio, da segnalare la prova di 2004, mercoledì 1 maggio a Bevilacqua. Inoltre, vi invitiamo tutti agli impianti sportivi di Ronco all'Adige, dove ogni sera si disputeranno match validi per l'edizione annuale del torneo Albaronco, evento ormai tradizionale e nel quale sarà a disposizione anche uno stand gastronomico. Dalla prossima settimana con i risultati dell'Albaronco.